a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Forse aspettate prima di iniziare il video, ma io se mi prendo il codino. Allora, cominciamo. Io come vi ho detto, che per ogni partita, anche quelli del 2023, faccio il mio parere. Ecco, stanotte c'è stato Juventus-Milan dopo Barcellona-Juve che è stata annullata, e comunque l'ho fatto il mio parere che è stata annullata. Quindi ragazzi, adesso Juventus-Milan. Allora, partita due pari, poi con i rigori 4-3 per la Juve. Non me l'aspettavo assolutamente. Scusate le mie labbra screpolate e la mia voce, perché mi sono svegliata, sono le 8. Io non l'ho vista sta partita, però mi sono visto gli highlights. Due pari con i rigori 4-3. È stata una partita bellissima, anche perché io non me l'aspettavo, perché stavano perdendo, ragazzi. Ok che è la squadra migliore dell'Italia, però stava perdendo delle partite. Veramente anche Sassuolo-Juve. Come fai a perdere Sassuolo-Juve? Comunque ragazzi, ritornando al Juventus-Milan, è stata una partita bellissima. Poi io non posso credere che abbia segnato Rugani, che io lo schifavo perché volevo farlo giocare. Anche Danilo ha segnato, che comunque ha segnato anche in altre partite, che forse aveva segnato Toro Juve o Juve Toro, non mi ricordo, però sempre nel 2023 ha segnato Danilo, Rugani, e poi ragazzi ha segnato Ciao e Hernandez, non mi ricordo, Ciao e poi non mi ricordo poi. Poi ragazzi, la cosa che mi ha deluso è che tutti dicevano: ah, UEA diventerà la Juve, diventerà... Non ha fatto niente questa partita. Troppo picchiava l'arbitro. Scusate, non è possibile. Troppo si litigava con l'arbitro, veramente. Guardate, ve lo lascio qua. Cioè ragazzi, assurdo. È assurdo. Assurda sta cosa. Non può essere vera. Che è la prima partita di UEA, e perché Barcellona-Juve è stata annullata, la prima partita di UEA è già litighi con gli arbitri, con la maglia juventina. È assurdo. E poi Rovella, non mi ricordo se ha giocato. Cambiaso sì, e non ho fatto niente pure lui. Però, cioè, in teoria comunque ragazzi, c'è, cioè, assurdo che UEA tra un po' litigava con l'arbitro, che ve l'ho lasciato là. E adesso poi UEA non ha fatto niente, neanche Cambiaso, neanche Rovella, perché Rovella forse non l'ha fatto neanche giocare Allegri. Intanto ragazzi, io speravo che cambiasse allenatore, perché Allegri non è a livello di allenare la Juve, perché non sa mettere i giocatori. Cioè, ma guardate che formazione ha fatto. Ma l'avete vista voi la partita, credo. Guardate che formazione ha fatto. Comunque, spero che il mio parere di Juventus Milan vi sia piaciuto. E ciao! Yeah.